Sinceramente, vi devo dire la verità, questa mattina passando per il Corso del Popolo, vedendo che stavano smantellando, almeno apparentemente, il cantiere, lo storico cantiere del Palazzo Granaio, ho fatto mezzo colpo e ho pensato subito, bisogna avvisare la Protezione Civile perché sicuramente farà un maremoto, farà un terremoto, farà qualche cosa. Poi in realtà ci siamo avvicinati e lì ci hanno raccontato appunto che in realtà non viene smantellato il cantiere, anche perché il Palazzo Granaio una parte non è ancora finita. E quindi viene parzialmente smantellato in modo da ridurlo e anche in previsione della Sagra del Pesce, che sapete, nel link trovate anche l'intervento che c'è stato registrato a Venezia per questa Sagra del Pesce, l'83esima, quindi importante tenere insomma la piazza e il Corso del Popolo più in ordine possibile. Approfittiamo per ricordare che insomma, ci sono tante critiche su questo cantiere, e qualcuno anche oggi mi dice: una vergogna, c'è stata la GU per 3 anni. Allora, il cantiere, maledetto spam, il cantiere è stato appaltato ancora molti anni fa. Nel costo dell'appalto c'era anche la gru compresa, quindi quando è stata smantellata non è che è costata di più perché stava qualche mese in più praticamente. Ecco. Purtroppo si tratta di un palazzo di 500 anni e la sovrintendenza veramente si è trovata anche in difficoltà perché ci sono tante, tante, di solito sapete, non parlo molto bene della sovrintendenza, Ponte della Fosseta, passerella di ferro vicino alla Chiesa del 300, quindi la porta Santa Maria, che l'idea di togliere il tetto, quindi questa idea della sovrintendenza certe volte, ma lasciamo perdere. Però questa volta effettivamente è un palazzo che ha 500 anni e quindi anche ogni situazione è stata molto importante vedere, valutare, trovare soluzioni, quindi insomma. Però intanto un altro passettino è stato fatto e quindi il cantiere è un po' più ridotto. Speriamo che quelli che lasciano il furgone fuori in mezzo ai piedi, visto che c'è il cantiere, aprono le porte e invece di lasciarlo in mezzo ai piedi in strada, lo mettono all'interno. Per il momento è tutto, ciao e buona giornata.